Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata di patate con prosciutto e provola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono patate tagliate a fette, farina di tipo 0, lievito istantaneo per torte salate, uova, sale, parmigiano, prosciutto cotto, provolone dolce, olio, sale, pepe, noce moscata, origano e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il varoma con le patate, chiudiamo e azioniamo il bimby per 30 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Le patate sono cotte. Togliamo l'acqua dal boccale e mettiamo le patate all'interno del boccale. Abbiamo messo le patate nel boccale. Aggiungiamo la farina, le uova, la noce moscata, il lievito, il pepe e il sale. Ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 5. Adesso impastare per 3 minuti in modalità spiga. Trasferire in una ciotola infarinata e lasciamo riposare 10 minuti. Trascorso il tempo, adesso trasferiamo 3/4 dell'impasto in una teglia per crostate rivestita con carta da forno. E stendiamola bene con le mani. Livellate bene e formate anche il bordo. E se l'impasto dovesse risultare troppo appiccicoso, aiutatevi mettendo un po' di farina sulla superficie. Farcire con prosciutto e formaggio. Aggiungere il parmigiano, l'origano, con il resto della pasta formiamo le strisce e posizioniamoli sulla crostata. Facciamo un salsicciotto. E proseguiamo così per tutto il resto dell'impasto. Spennelliamo la superficie con olio. Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 20-25 minuti circa. La crostata di patate è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Crostata di patate con prosciutto e provola. Grazie e alla prossima ricetta!